that's a lie. Yeah, we Let's go, bitches! Come vedete, c'è un piccolo cambiamento nel mio stile: cappello bar controller, maglietta sempre della bar controller, perché guardate cosa sono arrivati, i pad della Barn. Ma non voglio parlare in questo video voglio parlarvi di qualcos'altro. Sono qui per fare un video su un torneo molto importante, di una cosa che mi sta a cuore. Questo torneo sta cercando di cambiare le cose in Italia, praticamente sta stravolgendo tutto quello che era la concezione del 5v5 Search and Destroy. Ora si è passati a un 4 contro 4 con settaggi molto 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 più simili a quelli che sono MLG. Perché sono qua a parlare di questa cosa? Perché voglio che voi vi iscriviate. È un torneo che si fa su 360 ed inizierà il 25 marzo ed è il terzo campionato di Personal Gamer. Come voi sapete, già il Team Sublime ha partecipato, non io, ma il Team Sublime, quello di Cerca di Studi, ha partecipato a quello che era il torneo di Personal Gamer, tra l'altro vincendo la LAN. Come funziona questo torneo? Questa è una sorta di pre-season che serve a determinare quelli che saranno i team che andranno in due gironi, che sono il girone A e il girone B. Per quanto riguarda il torneo, è un torneo che avrà sempre finali in live. Che cosa sono finali in live? Cioè ci sarà una finale con LAN nello studio a Milano di Personal Gamer. Comunque, non solo questo, cioè bisogna anche dire che c'è un premio in denaro di un totale di 5.000 euro, quindi è un'occasione molto importante, perché non pensate che uno dice no, ma ci sono i Sublime, non possiamo vincere, ci sono gli Anarchy Killer, non possiamo vincere, ci sono gli Hawk, non possiamo vincere. Non è vero, non è così. Ora, tra l'altro, il regolamento è cambiato, è molto più simile a MLG, ci sono ancora delle restrizioni, alcune cose che non sono proprio simili a MLG, ma per ora va bene. Già il tempo è passato da 2 minuti e mezzo a 1 minuto e mezzo, che è un cambiamento esageratissimo per una cosa come la CPC. E tra l'altro, essendo comunque un cambiamento stravolgente, sta avendo degli effetti su quella della community. Il motivo per cui sta succedendo questo è per omologare la community italiana a giocare quelli che sono i settaggi comunque competitivi. Quindi il mio invito è di iscrivervi, vi ho lasciato qua sotto il link al regolamento. Possono partecipare maggiorenni o minorenni, non c'è importanza d'età. L'unica cosa che importa è che se vi qualificherete in LAN, dovrete portare una sorta di documento firmato, sia se siete maggiorenni sia se siete minorenni, indipendentemente da questo. Comunque, fatemi girare il cappello alla Ketchup. Comunque, parlavamo comunque del torneo. Beh, io dalle info che vi posso dare, sarà poi diviso questo torneo comunque in una serie A e in una serie B. Cioè, quelli che saranno i team che usciranno da questa pre-season andranno nella serie A, ci andranno, se non sbaglio, 7 team. Mentre nella serie B ci andranno un numero inferiore di team. Comunque, poi questa cosa viene fatta per comunque suddividere in team in gradi, ma alla fine anche chi gioca in serie B potrà andare in quello che sono le finali live, cioè le finali in LAN, in torneo offline a Milano. Questo come? Basta essere tra i primi due della serie B, quindi è un'occasione aperta a tutti. Tra l'altro, chi va comunque della serie B ha possibilità di andare quindi in serie A, che sarebbe la serie comunque pro. Questo è un modo comunque anche per far nascere qualcosa in Italia. Speriamo comunque per il prossimo anno di omologarci a quello che è l'MLG e quindi creare qualcosa anche qui in Italia, fare entrare sponsor esteri, cercare di fare LAN dove giocano anche giocatori stranieri comunque. E che altro voglio dirvi, ragazzi? Il mio consiglio è iscrivetevi, vi ho lasciato tutti i link qui sotto, quello con le news, quello con la spiegazione. Tanto l'iscrizione è gratuita, per prima cosa. Il numero di team è limitato e le iscrizioni chiudono quello che è il 25 marzo, che tra l'altro dal 25 marzo in poi ci sarà poi l'organizzazione della bracket, per i gironi, per il torneo e così via. La prima giornata si giocherà il 29 aprile, quindi c'è abbastanza tempo pure per preparare. Quindi se ora vi volete iscrivere con qualche compagna, il link lo avete, avete tutto il regolamento pure, avete tutto, avete anche l'immagine che se volete farla passare agli amici velocemente per fargli capire cos'è, potete sempre farlo. Io spero che mi aiuterete a supportare questa cosa di Personal Gamer, a diciamo far andare più gente possibile a iscriversi, perché se riusciamo a raggiungere un buon numero sicuramente potremo cambiare le cose in Italia. Io perché parlo al plurale? Perché per tutto è un lavoro di gruppo che stiamo facendo, e seconda cosa perché voi siete quelli che giocherete, non io. Io tra l'altro sarò uno dei caster che farò gli streaming delle partite e uno dei commentatori. Quindi let's go, bitches! Siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto, andatevi a iscrivere quindi al torneo di Personal Gamer. Let's go, bitches!